Value for the Future, organizzata da Sandoz a Roma, è stata una 2 giorni per discutere tra clinici, istituzioni e pazienti sulle opportunità offerte dai biosimilari. In 2017, Sandoz contributed over 225 million in savings from our biosimilars and generics products to the national healthcare system of Italy. Launching adalimumab and infliximab is a further strengthening of this commitment to provide access to patients for their unmet medical needs. In terms of purpose, you know, we are committed to pioneering access to affordable medicines, and in order to strengthen our commitment, we will strongly collaborate with patients and physicians to create awareness of biosimilars and how best we can contribute to create access to medicines for these critical stakeholders. Sandoz quindi si conferma attore principale nel ricercare nuove soluzioni che vadano incontro agli unmet needs dei pazienti, ma anche quelle dei clinici, delle strutture ospedaliere e di tutto il sistema sanitario. La ricerca Sandoz ha messo a disposizione questi due nuovi biosimilari di adalimumab ed infliximab. Sono due molecole ampiamente utilizzate nella classe medica per dare risposte ai pazienti con quadri immunologici piuttosto complessi e variegati. Sicuramente con queste due molecole Sandoz completa il pacchetto dei biosimilari anti-TNF-alfa, comprendendo anche le Etanercept già a disposizione dall'anno scorso e cercando in questo modo di dare possibilità di risposte ai problemi immunologici che colpiscono diverse categorie di pazienti. Pazienti con artrite reumatoide, pazienti con forme reumatologiche atipiche come le spondiliti assiali, pazienti con psoriasi e artrite psoriasica e pazienti con problemi gastroenterologici comunemente conosciute come malattie infiammatorie croniche. Fondamentalmente di due tipi, che sono il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Con l'introduzione dei due nuovi biosimilari, Sandoz ha ampliato l'offerta di cura a disposizione dei clinici, dando loro la possibilità di scegliere una migliore alternativa terapeutica per i pazienti elegibili al trattamento biologico. I farmaci biosimilari sono utilizzati oggi anche per trattare i pazienti affetti da malattia di Crohn o da colite ulcerosa. Abbiamo cominciato qualche anno fa col biosimilare di infliximab e da fine anno scorso, inizio quest'anno, abbiamo l'opportunità di utilizzare il biosimilare di adalimumab. I biosimilari offrono dei vantaggi. Innanzitutto hanno dimostrato con gli esperimenti che hanno portato a loro approvazione da parte dell'autorità regolatoria europea che funzionano come i farmaci originatori e quindi comunque hanno le stesse performance sia in termini di efficacia sia in termini di sicurezza, con il vantaggio che hanno permesso di ridurre i costi di gestione di questi pazienti e di conseguenza avere una maggior possibilità di riallocare le risorse e di poter trattare più pazienti con questi farmaci che sicuramente, parlo degli anti-TNF-alfa, hanno rivoluzionato il modo di trattare il paziente affetto da malattia di Crohn o il paziente affetto da colite ulcerosa. E sicuramente l'opportunità di utilizzare biosimilari di infliximab e di adalimumab ha permesso di dare nuova linfa e di riallocare le risorse a livello sia nazionale che a livello regionale che a livello di amministrazioni ospedaliere in modo da poter far entrare più pazienti in questi cicli di trattamento garantendo le stesse performance di quelle che si avevano utilizzando i farmaci originatori. Questa tavola rotonda di confronto è aperta anche alle associazioni di pazienti, ma come vedono i pazienti l'utilizzo dei biosimilari? Per Amici Onlus è molto importante che il paziente sia informato, non soltanto sul trattamento farmaceutico che sta assumendo, ma poi in generale su tutta quella che è la gestione a 360 gradi della propria patologia. Tant'è vero che abbiamo dimostrato con un'indagine che si chiamava Amici We Care, condotta con l'Università Cattolica al Sacro Cuore di Milano, che un paziente coinvolto nel percorso di cura permette un risparmio diretto per la sanità di circa il 20%. Un paziente informato ha una percentuale di assenze
dal lavoro del 25% inferiore rispetto ad altri pazienti che non sono informati. Motivo per il quale nel 2018, quando AIFA esce col position paper, abbiamo lanciato un'indagine per capire quale fosse la percezione dei pazienti con malattie infiammatorie cronico-intestinali in merito ai farmaci biosimilari. I dati che abbiamo raccolto sono dati molto interessanti. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che era un'indagine indipendente, non supportata da nessuna azienda, proprio perché volevamo che questo fosse il risultato di qualcosa che non avesse assolutamente alcun condizionamento. I dati ci dicono che c'è, nonostante tutto, nonostante questi farmaci siano sul mercato da circa 2 anni, il 45% dei pazienti ha scarsa conoscenza sull'utilizzo, sul fatto che ci siano questi farmaci, circa il 37% ha dichiarato che il medico non gliene aveva parlato abbastanza e addirittura il 73% delle persone intervistate, lo ripeto, su un campione di 1700, circa 1700 pazienti, ci ha detto che non aveva una conoscenza particolare in merito alla biosimilarità tra farmaci, chiamiamoli originator, e farmaci biosimilari. Da questo punto di vista la nostra azione è quella di dire: ok, utilizziamo questi farmaci perché permettono sicuramente di risparmiare al sistema sanitario nazionale, diciamo pure che è importante perché permettono anche di liberare delle risorse per immettere sul mercato farmaci innovativi, diciamo anche che è importante informare il paziente. Da questo punto di vista siamo convinti che tutto passi da una buona comunicazione tra medico curante e paziente, perché se il medico curante non prende del tempo per informare il paziente vive questa intromissione, questo cambio, questo utilizzo di farmaci come un qualcosa di negativo. L'impatto economico dei biosimilari è molto vasto, l'utilizzo infatti può abbattere costi e generare risorse per un modello di sanità futura più sostenibile. Il tema della sostenibilità economica è chiave nel nostro servizio sanitario nazionale e quindi, al di là di quelli che sono gli obiettivi salute, anche il rispetto di quelli che sono le possibilità di spesa è un tema quanto mai attuale. I biosimilari o comunque in generale le scadenze brevettuali da questo punto di vista aiutano, perché di fatto noi ci troviamo ad avere farmaci medesimi rispetto ai precedentemente commercializzati a prezzo inferiore. Quindi da questo punto di vista il concetto è che quanto più noi riuscissimo a sfruttare questi farmaci, queste formulazioni di farmaci, di molecole a brevetto scaduto, tanto più a parità di condizioni potremo avere un beneficio sulla spesa. Liberare risorse che appunto liberiamo dal fatto che riusciamo a prescrivere a parità di condizione a prezzi più bassi è utile, perché di fatto su tutto il tema di quelle che possono essere patologie molto impattanti come l'artrite reumatoide, il morbo di Crohn, la psoriasi e quant'altro, ci sono anche delle necessarie esigenze di reinvestimento. Abbiamo farmaci nuovi in arrivo, quindi quanto potremmo risparmiare dal biosimilare in prima battuta potrebbe servire per rifinanziare a parità di spesa generale quella che è l'innovazione. In più ci sono anche tematiche di quelli che potrebbero essere potenzialmente leggibili al farmaco, e quindi avere risorse salvate attraverso l'uso del biosimilare potrebbe essere un buon vettore sia verso il finanziamento dell'innovazione sia verso la copertura dei pazienti eleggibili al trattamento e quindi da trattare. Da un leggero mal di schiena, un po' sottovalutato da me e un po' sottovalutato da altri, si andava avanti a antidolorifici. Poi quando i dolori sono aumentati anche in altre parti del corpo, fino ad arrivare a un punto di non poter più muovere neppure le braccia quasi, si va dal reumatologo. Il reumatologo con 4 esami individua tutto. E da lì si parte con la cura. Si parte con la cura e il dolore sparisce, questa è la cosa più importante. E il resto, sì, ormai se il danno ce l'hai te lo tieni. Un percorso spesso non facile è quello di chi soffre di spondilite anchilosante. Continui rimandi dal medico di medicina generale all'ortopedico, all'osteopata magari, con passaggi anche da un neurologo prima di approdare dal reumatologo e avere una chiara diagnosi della propria condizione e trovare una cura efficace. Sono i nuovi dati dell'EMAS, sondaggio condotto tra persone con spondiloartrite in 13 paesi europei. Tra questi, l'Italia è stata rappresentata da APMAR.
Oggi presentiamo la continuazione della campagna Sai se la sa. Siamo ormai alla terza edizione. Lo scopo della campagna è quello di informare i cittadini, informare anche i pazienti che attraverso la campagna, attraverso la pagina Facebook della campagna pongono domande, sciolgono dei dubbi. Ma la cosa importante quest'anno è anche quella della ricerca che è stata fatta, quindi la comunicazione dei dati che escono da questa ricerca, una mappa europea sulla spondilite. E la mappa europea sulla spondilite ha dato dei dati che già conosciamo per alcuni versi, ma inquietanti da un altro verso, perché arrivare ad una diagnosi con 5 anni di ritardo, anche se siamo ottimisti perché siamo al di sotto della media europea che è di 8 anni, beh, questo ovviamente è qualcosa che non deve avvenire, perché se parliamo di diagnosi precoce non possono essere 5 anni che possiamo definire diagnosi precoce. Curare una patologia cronica significa farlo per tempo, significa quindi arrivare al massimo entro i 3 mesi dall'esordio, e allora questa campagna serve anche a far riconoscere alle persone dei sintomi, perché molto spesso il mal di schiena viene sottovalutato. Vabbè, avrò sollevato una cassetta di bottiglie d'acqua, avrò fatto qualcosa che mi ha fatto male alla schiena. Non è così. Il dolore va indagato, va comunicato al medico di medicina generale, che deve poi prontamente far fare delle indagini strumentali ematochimiche e mandare poi il paziente dal reumatologo, che è lo specialista che fa diagnosi. Oggi lo specialista ha le armi terapeutiche per fare per curare la patologia, e quindi non vedremo più quadri di persone come vedevamo un tempo con la schiena piegata, perché la patologia ancora viene definita come la patologia delle persone che non guardano il sole, perché l'aspetto è proprio quello della persona che non riesce ad alzare la testa al cielo, e noi non vogliamo più vedere nulla di tutto ciò. Quindi informare serve anche a questo. Tornando invece a quella che è la nostra ricerca, la ricerca indica le paure a cui le persone sono soggette dopo che hanno avuto una diagnosi di spondilite. Ansia, depressione, disturbi del sonno, difficoltà a capire quello che sarà il futuro, e sono sicuramente dei tratti comuni a tutte le patologie croniche, però immaginate, chi ha avuto 5 anni di ritardo per arrivare ad una diagnosi probabilmente è sollevato di avere una diagnosi, ma poi ha una paura ulteriore, che è quella del futuro. E poi c'è il problema del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è un altro importante argomento da trattare, sì, è un aspetto che ci deve far alzare un po' le antenne, nel senso che il tasso di disoccupazione è del 21% tra le persone che hanno risposto ai quesiti. È ovvio che è difficile trovare lavoro con una patologia cronica, non tutte le attività possono essere svolte, quindi ci sono dei cambi di mansione all'interno della stessa azienda in cui si lavora, l'abbandono del posto di lavoro a causa della patologia, e addirittura, questo è un dato che viene anche da un'altra ricerca, ma ritroviamo un po' dappertutto, persone che non comunicano di avere una patologia perché hanno paura di essere mobbizzati. Quindi tutto ciò deve farci riflettere, quindi grazie a questa campagna sicuramente l'informazione aumenterà, e probabilmente in futuro i dati che raccoglieremo saranno più confortanti. Ovviamente le terapie innovative sono quelle che in qualche modo hanno trascinato la necessità di criteri di diagnosi precoce, perché una volta che avevamo solo gli antinfiammatori, più che dargli dei sintomatici non potevamo. Adesso abbiamo dei farmaci cosiddetti biologici che agiscono su alcune specifiche citochine, in particolare TNF, alfa, ma anche l'interleuchina A, che ci consentono di bloccare la malattia, di bloccare il processo infiammatorio, ma anche di bloccare l'evoluzione del danno anatomico, per cui il processo di infiammazione articolare, e in particolare forse anche la neoposizione ossea. Anche su questo c'è qualche dubbio, però ovviamente la qualità di vita del paziente migliora drasticamente. E bisogna perciò stabilire dei timing, per cui si iniziano con le terapie, quelle un pochino più tradizionali, se poi il paziente non risponde in maniera soddisfacente possiamo usare questi farmaci, che sono molto più efficienti ma anche più costosi, per cui bisogna usarli con una certa cautela, con una certa attenzione, anche una diagnosi corretta e che presenta fattori prognostici sfavorevoli.
Quest'anno Novartis lancia la terza fase della campagna Sai se hai la sa, indirizzata alle conoscenze e anche ai servizi di attenzione alla spondilite anchilosante, una patologia fortemente invalidante ma anche altrettanto poco conosciuta. Dopo aver offerto negli ultimi 2 anni un servizio e conoscenze, una pagina Facebook, un sito via social, non solo di informazione della patologia ma anche mappa dei centri, anche un primo test per cercare di alzare un campanello di allarme sul proprio disagio, sul dolore fisico, quest'anno ci avviciniamo, torniamo al territorio, un accordo con diverse farmacie in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sicilia, che offriranno un servizio di consulenza gratuita con il reumatologo, materiale informativo e la facilità quindi di conoscere anche meglio i centri di riferimento dove eventualmente questa patologia può essere non solo conosciuta ma anche diagnosticata e poi adeguatamente trattata.